Buongiorno a tutti e buona domenica. Come state? Mi auguro che state tutti bene. Allora, altro spot meraviglioso dove abbiamo passato la notte. Siamo arrivati ieri pomeriggio alle 3:30 e siamo a bordo strada, non siamo tanto all'interno e abbiamo trovato questo posto veramente fantastico. La notte è stata tranquilla, anche questa. Sono arrivate solo due macchine, probabilmente delle coppiette, già capite voi. E con la luna piena era veramente bello vedere tutto intorno. C'era qualche nuvoletta. Altro che dirvi, la giornata di ieri, siamo partiti alle 10, siamo andati via tranquilli, abbiamo pranzato in un posto vicino a una spiaggia e c'era anche una specie di laguna. Abbiamo mangiato a un centinaio di metri dai fenicotteri rosa. Bellissimi vederli, e ce ne saranno stati una trentina che erano lì che mangiavano. Sempre con sto becco giù, veramente è bello. Vi faccio vedere Shark come era posizionato oggi. Vediamo la Lucy Superstar. Superstar. Che domande fai? Buongiorno. Oggi sei più definita, registriamo in 4K. Oh là là, ammazza, mo si vede anche la rughina, la rughetta. Eccoci di nuovo fuori. Oggi sto facendo un test in 4K, ma farò solo questi video corti perché consuma memoria. Era una prova. Intanto che racconto, scendo giù nella spiaggetta che vi faccio vedere qualcosetta anche. Allora, dicevo, ieri giornata abbiamo mangiato qui fenicotteri, bellissimo vederli. E nel pomeriggio siamo andati a ricerca del spot dove dovevamo dormire e c'era del bellissimo sterrato con un po' di buche e delle salite. Pensavo che Shark poteva avere qualche problema perché la salita era un po' ripida e invece in prima è andato su un piccolo tornante, ha leggermente sgraffato, ma va via veramente alla grande. E quindi mi sono divertito alla Lucy, addirittura siamo arrivati su in cima, ho dovuto fare manovra, ho dovuto fare tipo una decina di manovre perché era giusto la larghezza di Shark, il vantaggio del servosterzo che prima col vecchio non le avevo. Oh, devo stare attento perché ci sono le pietre che non mi inciampo. Ecco, e quindi dicevo, io mi sono divertito, la Lucy a un certo momento ha detto io ho paura, scendo, vengo giù a piedi. E se l'hai fatta a piedi, lo vedrete nel video, nelle prossime settimane che lo pubblicherò, vedrete questa cosa qua. E volevo ringraziare a tutti voi. Prima di salutare, che vi faccio vedere ancora, ecco dove è Shark. Bene, volevo ringraziare a tutti voi per i commenti che ci fate, tutti molto carini, belli commenti, grazie, grazie mille. Li leggo tutti quanti, vi risponderò nel tempo, perché adesso veramente siamo talmente presi da varie attività, le foto, i video, osservare. Pensate, adesso ho fatto colazione, siamo rimasti una buona mezz'ora facendo colazione con calma, ammirando il panorama questo di davanti, e riflettevo. Una colazione così a casa a Milano, Bologna, non la si fa mai. E nonostante tutto io sono tipo che si alza un po' prima per fare le cose con calma, non mi piace alzarmi all'ultimo momento e già agitarmi appena sveglio, non fa bene al corpo e alla mente. Quindi stavamo contemplando questo mare, questo suono, ve lo faccio sentire. Ecco qua, forse si sente lo stesso. E dicevo, grazie mille a tutti voi per i messaggi veramente carini che ci mandate. Rimango sempre colpito da questa cosa qua, perché alla fine non siamo nessuno, come lo dicevo ieri, e ricevere queste dimostrazioni d'affetto da persone
che non si conoscono fa veramente piacere. E poi vorrei rispondo a una domanda qua in video. Uno mi ha detto: ma avete temperature calde giù? Beh, guardami, sono in maniche corte, le temperature sono primaverili. Diciamo che oscilliamo dai 15 ai 20 gradi circa, forse anche qualcuno di più, non sono sempre lì col termometro in mano, però io sono con l'infradito da martedì, siamo domenica oggi, praticamente da martedì con l'infradito e in maniche corte. Ogni tanto metto la felpa perché c'è qualche arietta, ma si sta veramente veramente bene. La notte oscilliamo dai 6 ai 8 gradi, ho visto, e la temperatura più bassa che abbiamo trovato sono 2 gradi e mezzo durante la notte. Il webasto noi tendenzialmente quando siamo in giro su al nord lo accendiamo la sera quando facciamo cena, lo spegniamo la notte, alle 2 di mattina si accende per spegnersi alle 4 di mattina e poi si riaccende alle 6 di mattina per spegnersi alle 8. In questo caso qua, da praticamente il giorno dopo che siamo arrivati qui in Sardegna, lo accendiamo la sera, cena, stiamo lì, lo spengo e si riaccende la mattina alle 6. Quindi le 2 di mattina non si accende più perché si sta bene a temperature gradevole. Qualcuno ci ha chiesto se noi dormiamo sopra nel tetto o lo lasciamo solo aperto per stare in piedi. Dormiamo sopra. Abbiamo dormito sotto solo la prima notte perché c'era vento, non mi fidavo e quindi ho lasciato il tetto giù. Per il resto dormiamo sopra. Alla mattina, di notte, fa leggermente fresco, ma si dorme bene perché col freddo si dorme meglio. Bene. Cosa dirvi? Non lo so. Oggi ci sposteremo, oggi andremo su un'isola nell'isola. E abbiamo trovato sulla cartina un'isola, c'è un ponte che collega, e c'è anche il supermercato lì che ci serve a noi, e delle fontanelle di acqua e niente, e andremo su questa isola qua e pian piano stiamo risalendo la zona ovest della Sardegna. Io con questo vi saluto, grazie mille a tutti e ci vediamo all'appuntamento quotidiano di domani mattina. Ciao e seguiteci tranquillamente sui nostri social che carichiamo un sacco di foto di dove siamo, dove non siamo, Instagram, Facebook e quant'altro. Ciao a tutti e buona domenica!